Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo videogioco fan game che ormai avete imparato a conoscere grazie a tutti i video che ci sto facendo, che percorre le vie, le avventure di Ash da Kanto fino ad Alola, passando di regione in regione con tutti i Pokémon di tutte le regioni disponibili, stiamo affrontando ora la regione di Hoenn. Siamo più o meno quasi arrivati a metà, abbiamo già ottenuto 3 medaglie e in questo video molto probabilmente otterremo la quarta. La nostra squadra è composta da Corphish, Swellow, Combusken, Grovyle e l'immancabile Pikachu. Abbiamo ancora un posto libero per Torkoal, che prima o poi si unirà alla nostra squadra. Ora siamo a Brunifoglia e dobbiamo esplorare questa città, ci eravamo appena arrivati. Even though the weather is rough, we still manage to grow our own crops every year. Anche se il tempo non è dei migliori, il meteo non è dei migliori, riescono comunque a coltivarsi le loro piante tutti gli anni. Salve! If you go through that cave, you will end up in Lavarish Town. It's way too dangerous stuff. Se vai attraverso quella grotta, arriverai a Cuor di Lava. Però è davvero molto pericoloso, infatti la guardia non ci fa passare per ora. Vediamo cosa c'è in questa casetta. Salve. Ok, Matanesa Village of Dragon Worshippers to the West. Attenzione, c'è un villaggio di draghi, a quanto pare, ad ovest. A Camp Passon. Ok. Questa ci insegna Dragon Ascent, però nessuno dei nostri può impararla. Dovrebbe essere la mossa peculiare di Rayquaza, tra l'altro, Dragon Ascent. Nel market non dovrebbe esserci niente di particolare. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, se state gradendo questo video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, andiamo qui sopra. I'm the Pokémon Move Maniac. Ok, questo è un ricordo a mosse. Però non ci interessa particolarmente in questo momento. Salve! I can't believe I lost another contest. How am I ever going to become successful? Questo ha perso un'altra gara ed è disperato. Allora, attenti quando entrate in questo contest, perché dei simpatici tizi di nostra conoscenza ci faranno un'imboscata. Eccoli. Chi se non loro? What do you mean I lost the contest? Cosa intendi con ho perso la gara? Dice Jessie incazzatissima. Non hai visto che fantastici Pokémon. Che fantastici Pokémon fossero i miei? Direi di rubarci semplicemente il fiocco, dice Meo, giustamente. The Twerp? Il moccioso? In un momento come questo? I guess we get a ribbon and some Pokémon. A questo punto prenderemo sia il fiocco che alcuni Pokémon. E Wobbuffet è d'accordo. Eccoli qui il Team Rocket, scintillanti come sempre. Loro hanno perso il loro Weezing e Arbok, quindi hanno dei Pokémon a livelli bassi, a livelli giusti per questa avventura. Crabhammer su Seviper, che gli ha fatto discretamente male, e Bolla Raggio. Addio Seviper. Poi Cacnea, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo, direi. No, non Grovyle, insomma. Andiamo con Combusken contro Cacnea. E andiamo di Flame Charge. Addio Cacnea. Ripotenziamo anche la velocità. Dustox, lasciamo il nostro Combusken, che si è anche potenziato la velocità per poterlo colpire un'altra volta. Vai. Poi chi manda in campo? Wobbuffet. Sì, cambiamo Pokémon a questo punto e direi di mandare Corphish. Vediamo quanto li facciamo con Knockout. O Knockoff. Knockoff mi sembra si chiami l'attacco. Vai, Knockoff. Super efficace, ma non gli facciamo nulla, anche perché il fantastico Wobbuffet ha, come vedete, un botto di livelli in più di noi. E con contrattacco ci ha disintegrato il povero Corphish. Andiamo a Grovyle a questo punto. E usiamo una bella garanzia. Vai. Contrattacco non dovrebbe ucciderci. E adesso direi che lo possiamo shottare con Energy Palla. Vai. Buono. Buono, abbiamo battuto anche loro Wobbuffet senza ricorrere a Pikachu. E questo ci ha permesso di fare un altro livello su Grovyle. Addio Team Rocket. Perfetto, grazie davvero mille, grazie mille per averli mandati via. The thought of them stealing the ribbon terrifies me. Il pensiero di loro che rubano il fiocco mi terrorizza.
Vorresti andare a Porti Lava? Dirò alla guardia di farti passare. Perfetto, grazie. Ok, lui vorrebbe impararmi, vorrebbe farmi imparare Pain Split, che sarebbe se non sbaglio. Oddio, in italiano me lo ricordo. Comunque è quella mossa che ti permette di dividere il danno tra te, dividere i PS mancanti, se non sbaglio, tra te e il tuo avversario. Quindi se ne hai molto pochi e il tuo avversario ne ha molti, ribalti praticamente la situazione. Ecco fatto, direi che abbiamo praticamente completato Brunifoglia. Non c'è molto da fare in questa cittadina. È una cittadina comunque piccola, rurale, senza palestre. E a questo punto possiamo andare attraverso il Fiery Path. Eccoci qua, la guardia ci fa passare. Ci dice di stare molto attenti. Va bene, guardia, ci staremo. E nel Fiery Path non c'è molto da fare, in realtà è un percorso abbastanza lineare, e semplicemente bisogna passarlo. L'unica cosa interessante sono i Pokémon selvatici che potremmo magari trovare interessanti se non li abbiamo ancora per il nostro Lingdex. Allora, Neman è in campo un Namel. Ecco, penso che magari potremmo trovare Numel qui. Crabhammer, e addio Numel. Poi Furret. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo con Basken. Contro Furret. E usiamo Double Kick. Ah, qui che attacca, eh? Double Kick basta e avanza, perfetto. Livello 27 per con Basken. Ed ora tocca a Numel. Rimandiamo in campo Corphish. Easy boy. E andiamo di bola raggio. Per me lo shottiamo anche con bola raggio, infatti. Però è stato un brutto colpo. Secondo me l'avremmo shottato anche senza. Ora proviamo. Senza fare un brutto colpo. Vediamo se lo shottiamo. Sì, appunto. Tranquillamente proprio. Addio Juliet o Julie. E altro Pokémon selvatico. Vediamo chi è. Oh, Slugma non ce l'abbiamo, altro Pokémon di Johto che andiamo ad aggiungere al nostro Livindex se riusciamo a catturarlo. Andiamo ovviamente di Velox Ball, vai. Vediamo se riusciamo a prendere al primo colpo. Perfetto, abbiamo anche Slugma. Tac. Preso. Di qua non c'è nulla o c'è qualcosa? Ok, non c'era nulla. Pensavo ci fosse un passaggio che passava da lì. Un altro Slugma, no, basta, ne abbiamo già abbastanza di Slugma. Tiriamogli un Bubble Beam, così impara a comparire davanti a me, pur essendo inutile. Ecco fatto. Scendiamo. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi esce. Grimer, niente da fare. Via. Ah, un centauro qui, eh. Sei pronto? Ovviamente sì, caro il mio centauro. Anzi, caro il mio zucca pelata. Roselia. Contro Corphish non è il massimo. Ma proprio per niente. Ma andiamo in campo subito a Swallow. Per prendersi un livellino. Infatti, Magical Leaf ci avrebbe fatto malissimo. Andiamo con Aeroassalto. E addio Roselia. Poi. Vediamo un po', eh. Makuhita, lasciamo Swallow. Di nuovo con Aeroassalto. Niente, il Pokémon di tipo volante sono l'incubo degli Zuccapelata, a quanto pare. Andiamo di volo con Vileplume, perché non so se con un Aeroassalto riusciamo a tirarlo giù in un colpo, mentre con volo penso di sì. Appunto. Livello 27 per Swallow. Quick Guard. Individua, sarebbe? Ok, no, non glielo insegno. Non è individuo comunque. Shroomish, lasciamo Swallow. E andiamo di Aerosalto. Per Shroomish basta avanza. Perfetto. Wow, sì, wow proprio. Abbiamo già finito il passo, il Fiery Path. Vediamo se riusciamo a trovare almeno un Pokémon di Hoenn magari in questo passo, no? Cioè, mi sembra strano che non abbiano messo Numel, voglio dire. Proviamo a fare un paio di tentativi qui, prima di uscire da qui. Dai, forza. No, niente. Ci sono Koffing e Grimer. Abbiamo trovato addirittura Koffing. Ma non abbiamo trovato Numel. Boh, va bene. Per me Numel c'è qui dentro comunque perché. Boh.
Ah, Torqual? Vabbè, dai, non mi lamento. Pensavo di trovare, speravo di trovare Numel e ho trovato forse qualcosa pure di meglio di Numel. Andiamo con una Quick Ball. Su Torqual. Vediamo se la Quick Ball fa il suo dovere. E lo cattura. Perfetto. Ah, le Quick Ball ci faranno risparmiare tantissimo tempo. Soprattutto mi faranno risparmiare tantissimo tempo. Ok, adesso sono contento. Anche se non ho trovato Numel, ho trovato un Torqual. Non è niente male. Siamo arrivati a Cuor di Lava. I bet Flannery only got the position because of her grandfather. Ah, attenzione. Questo scommette che Fiammetta ha ottenuto la sua posizione di capo palestra solamente grazie a suo nonno. Raccomandazioni? It's possible? Allora, parliamo con lui. Posso comprare qualcosa? Ah, Moo Moo Milk. Niente male. Niente male davvero. Io non voglio teletrasportarmi da nessuna parte. Quelle sono tutte le città che altro che abbiamo già visitato ad Hoenn, che sono tantissime. Isn't the town Hot Spring nice? Pokémon can use it too. Tough, you won't find any if you fish for them. Ok, quindi dice che non possiamo trovare niente pescando e sono praticamente le terme della città. Salve! Vuoi sapere qualcosa di davvero figo? Certamente. Oh, you can't carry it with you. Ah, attenzione, questo ci dà qualcosa di interessante. Andiamo a depositare il Pokémon che abbiamo catturato. Allora, già che ci siamo, mettiamo a posto Torqual 324. E già che ci sono, vi dico appunto che non userò questo Torqual qui. Aspetterò che ci venga dato quello iconico di Ash. Summary con Slugma, e non ho visto che numero era. Vabbè, a parte che c'è Magcargo, giustamente. È lì pronto il buco per lui, eccolo qui. Oh, quel Pokédex di Living Dex di Yoto si sta formando ormai, manca davvero poco. Manca poco, guardate qua. Anche Togepi ormai ce l'abbiamo, basterà fare un uovo e farlo evolvere in Togetic per riempire perfettamente questo box. Qui manca solo un Pokémon. Qui abbiamo Sidra che deve essere evoluto in Kindra. E qui ne mancano pochi. Ormai ne mancano davvero pochi. Perfetto. Usciamo da qui. E andiamo a vedere cos'è che vuole darci questo tipo. Vuoi avere qualcosa di davvero figo? Ci ha dato un uovo. Ok, teniamocelo per adesso così si schiuderà. Qui troviamo un anticongelamento. Qui, a Cuor di Lava. Va bene. Mi sarei aspettato un'antiscottatura. I used to be the old gym leader here, but my granddaughter has taken over. Questo è il nonno di Fiammetta, che era il capo palestra prima di lei. I wonder if you have enough strength to beat an old man like me. Mi domando se tu abbia abbastanza forza per battere un uomo vecchio come me. Un uomo anziano come me. E il nonno di Fiammetta, il signor Moore, ci sfida con Typhlosion. Ok, tiriamogli una bella Cramhammer. Ah, lanciafiamme alla faccia. Quanto pare sono abbastanza forte, dato che ti ho one-shottato il tuo Pokémon più forte. Grazie per il livello. Oh, Night Slash, questo è davvero figo. Questo è davvero figo. Ah, postolino qua, assolutamente, via. Wingull, sì, cambiamo Pokémon. Ed ora tocca. Ma andiamo con Basken, dai. Che non penso che in questa palestra si allenerà più di tanto. Dato che è una palestra di tipo fuoco, quella che ci aspetta. Andiamo di Flame Charge. Dovrebbe essere no normalmente. No, è vero, non è normalmente efficace. È poco efficace. Andiamo di Aerosalto a questo punto, via. Mi ero confuso con un altro Pokémon. Davvero impressionante. Mia nipote è nuova nella sua posizione. Quindi sii paziente con lei, va bene. You came through, sei venuto dal Fierypuff. Even I wouldn't try that, nemmeno io proverei una cosa del genere. Ragazzi, ma guardate che è semplicemente un corridoietto di 30 metri. Allora, Flannery usa Pokémon di tipo fuoco, ovvero Fiammetto usa Pokémon di tipo fuoco. Stai attento a non farti bruciare. Grazie per il suggerimento, signorina. Allora, salve. Sta cercando un Magikarp, vorresti scambiarlo per Feebas? Assolutamente sì, ne avessi uno. My husband really wants a Magikarp. Allora, guardate, io vado a vedere nel box se ho un Magikarp. Se dovesse avercelo, glielo do volentieri. Magari un Magikarp che ho catturato per sbaglio, qualcuno che ho catturato doppio. Vediamo se ce l'ho, eh. Di solito i Pokémon che non so cosa farmi perché non sono parte del Living Dex li metto in questo box e non ho Magikarp.
niente da fare. Allora, questi sono quelli di Alola, come vedete. Adesso li ho messi qui. No, però non ho Magikarp, niente da fare. Qui ho Poliwhirl che deve diventare Politoed, cosa che dovrò fare immediatamente. Lei che dovrà diventare Miss Magius, lui che dovrà diventare Steelix. E ne ho un po', eh. Scizor ce l'abbiamo già. No, ne ho un po', ne ho un po'. Allora, Porygon che dovrà diventare Porygon Z. E Eevee che non penso debba diventare più nessun altro. Forse ne ho fatto uno in più. Perché ho già Sylveon, tra l'altro. Io vorrei far vedere che Sylveon... Ah no, Eevee che dovrà diventare Glaceon. Glaceon non ce l'ho ancora, vi faccio vedere i Pokémon che ho. Eccolo qua. Ho Leafeon. Bastava dare Pietrafoglia ad Eevee. Ed ho anche... Eccolo qua. Sylveon. Basta far salire di livello Eevee dopo aver insegnato una mossa di tipo folletto. Ok. A questo punto non abbiamo Magikarp, quindi non possiamo fare lo scambio. Magari lo farò off video. Andrò a cercarmi un Magikarp e me lo prenderò. Ah, è bello vederti. Questa è la pensione Pokémon. Io alla pensione magari sapete cosa faccio? Lascio giù Mantine per avere Mantic. Guardate, eh. Faccio così, dov'è? Ah, Mantine non ce l'ho nemmeno, è vero, ecco chi è che manca anche. Mantine devo andarlo a catturare con l'amo buono nella zona Safari, da quello che so. Quindi per adesso lasciamo perdere questa cosa e andiamo direttamente qui. Dalla gym leader Flannery. Salve Guido. Flannery, o meglio Fiammetto, sa Pokémon tipo fuoco. Sono deboli contro acqua, terra e roccia. Sono forti contro coleottero, erba, ghiaccio e acciaio. Inoltre, le mosse di tipo coleottero, erba, fuoco, ghiaccio, acciaio e folletto non gli fanno molto danno. Alla faccia. Ok, iniziamo a dover battere questo allenatore. Icar Call, che va nel campo Slugma. Qua useremo tanto Corphish, eh. Useremo tantissimo Corphish. Bolla raggio. Altro Slugma, vai. Altro bolla raggio. E addio Slugma, vai, un altro Slugma. Numel, no, va bene, comunque Corphish e un altro bolla raggio. Perfetto. Smoking performance, va bene. Allora, siamo appena scesi qui, giusto? Sì. Non c'è l'animazione della caduta? Ok, andiamo prima a quello di sinistra. Vediamo cosa c'è, vai. Saliamo su di qua. Ah, è proprio un labirinto. Ok, continuiamo ad andare in quelli di sinistra per ora. Show me your passion. Va bene. Va bene. Andy. Che manda in campo Slugma. Noi useremo ancora Bubble Beam. Che per adesso basta e avanza, quindi non metto nemmeno a sprecare Crabhammer. Anche, tra l'altro, rischiando che possa fallire. Mentre Bubble Beam 100% di precisione. E addio. Hot, hot, hot. Eh sì, hot, hot, hot. Altra allenatrice qui, vai. Battiamo anche lei. Crush Girl Sadie, che manda in campo Meditite. Ecco, magari contro Meditite sapete cosa faccio? Swallow. È tutta tua. Calm Mind, va bene. Tanto io ti uso Aero Assalto e dovrei shottarti. Esattamente. Perfetto, proseguiamo. Andiamo da questa parte. Altro allenatore, ottimo, vai. Vediamo un po'. Spero di fare tutti gli allenatori prima di arrivare da Fiammetta. Anche se non so se sia possibile, se sia fattibile. Andiamo di Night Slash. Non abbiamo fatto molto. Ok, lui ora è diventato di tipo buio. Proviamo a tirargli un bel Crabhammer. Ah, fallito, peccato. Mi sa che muore Corphish, esatto. Peccato, peccato, Corphish è morto. Andiamo quindi di Combat. Anzi, di Grovyle, dai. Andiamo di Grovyle. E facciamogli un bel Giga Drain. Ora è diventato di tipo erba. Tiriamogli un Quick Attack, dovrebbe bastare. No, non è bastato, è ridiventato di tipo normale ora. Infame. Altro Giga Drain, via. Ok, mi ha dato del filo da torcere questo tipo con Kecleon. You're not serious, ma tu non sei serio.
Eccola lì fiamme a te, eccola lì sotto. A questo punto direi tirarci un bel revive. Tanto ne abbiamo trovati un po', giusto? Dovrebbero essere qui da qualche parte, eccoli qua, su Corphish. E qualche curetta. Iniziamo a usare qualche cura. Tipo le pozioni che avevamo preso, no? Dove sono? Eccole qui. Usiamole. Vai. Per non tornare al centro Pokémon, dato che qui poi è un casino riprendere il giusto percorso. Anche se per adesso siamo sempre solo andati a sinistra. E siamo arrivati alla fiammetta. Bene. A questo punto devi provare a batterla immediatamente. Allora, useremo Corphish, Swallow e Combusken, ok? Se è un 3v3. Salve fiammetta. Benvenuta nella palestra di mio... No, aspetta. Benvenuto nella mia palestra. Non osare sottostimarmi, non osare sottovalutarmi. No, aspetta. Sono fiammetta, la capopalestra di tipo fuoco. Meglio, la gemellina, la capopalestra. Sono nuova, ma non sono così facile da battere. Andiamo subito a lottare. Va bene, fiammetta, tutto a posto. Allora, e Combusken, vai. Il nostro trio delle meraviglie. Eccola lì. A 90 e via. Ma nel campo Macargo, che ha chiamato Meg, va bene. Noi useremo Bubble Beam su Macargo. Danno 4 per se non sbaglio, quindi addio. Tipo fuoco roccia. Corphish a livello 29. Ma nel campo Meg di nuovo. Ah, è uno Sluguma questa volta. Siamo Bubble Beam, dovrebbe bastare. Sì. Ed ora Torkoal. Lasciamo Corphish. E Torkoal mi sa che ha un bel po' di difesa fisica, quindi andrei ancora di Bubble Beam. Ah, molta difesa lui, è speciale soprattutto. Sludge Bomb mi ha fatto malissimo. Andiamo di Crabhammer. Resistente, eh? Resistente su Torkoal. Forte. Andiamo di Swallow. E con Swallow faremo... Volo. Andiamo di volo. Ah, ho provato a usare Vampata lui. Farà malissimo. Infatti... Vampata, tra l'altro sotto il sole, non so se avete visto che ha messo il sole. Quello fa è fatto malissimo. Ultimo mio Pokémon, Combusken. Combusken userà doppio calcio, vai. Ok, buono. È stata una bella lotta questa, perlomeno. Mi ha messo un pochettino in difficoltà. Abbiamo sconfitto Fiammetta. Immagino che non ci abbia provato abbastanza. Infatti, immagini bene. Ti sei guadagnato la medaglia vampata, la medaglia calore, credo sia questa. Ok. Medaglia calore. E l'MT vampata, 50. È un attacco molto potente che però diminuisce il tuo attacco speciale, quindi usalo in maniera parsimoniosa. Usalo bene. Ti sei davvero forte. Norman in Petalburg might be a good match for you. Attenzione, ci dice che finalmente Norman ha Petalopoli. A Petalipoli, accetterà la nostra sfida ora. Come by later, I'm sure even better at this. Ok, vieni ancora di nuovo, vieni di nuovo qui. Lei giura di essere ancora più forte. Ok, forse ho fatto la cazzata. No, ok, sono uscito, perfetto. Sono uscito da questa palestra. A questo punto possiamo andare a curarci. Ecco qua. Curiamoci Pokémon. E a questo punto dovremmo andare in teoria al percorso 112. Eccoci qua. Quello che prima non poteva, in cui prima non potevamo passare. Salve. La Valle d'Acciaio è davvero tosta. È piena di Pokémon di tipo acciaio, ci dice questo tizio. Vai, vediamo un po'. Geodude. Non è un Pokémon di tipo acciaio, lo sai, vero? E lo sai che con un Bubble Beam questo qua va al di là. Ok, ora dovrei tra l'altro togliere Corphish da davanti perché prende un sacco di punti esperienza che non gli servono più. È già di livello molto alto. Smackdown? Beh, ci hai provato. Andiamo di Night Slash. Un altro Geodude, sì, a questo punto mandiamo Grovyle. Ora tocca agli altri Pokémon essere allenati. Vai con Giga Drain.
altro Pokémon con Stardi, ma non è assolutamente una mossa, un'abilità fastidiosa questa, no. Che fastidio Pokémon con Vigore, Madonna. Allora, Giga Drain. Almeno mi refullo un po', bravo. Geodude muori. E fammi refullare. Ottimo. Abbiamo battuto 30. Allora, facciamo così, switchiamo il Pokémon da davanti. Ma prima di andare nella valle d'acciaio, direi che per questo video è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!